Wars. Salve a tutti cari amici di The Ausi Game e di World of Wrestling.it. Accento spagnoleggiante, come mai eri in qualche personaggio strano? Riposseduto. Esatto. Ma qui è sempre Jack in compagnia di Michel e di Peppino. Per amici. Il Jack e Peppino ditelo noi XL. Ma soprattutto amiche di Davide. E soprattutto le mamme degli amici e delle amiche. Allora, soprattutto oggi ha una bella maglietta l'amico. Eh sì. Questa qui è la versione vecchia, a brevissimo arriverà quella nuova che è super mega figa. Quella nuova, se avete ma già... se non mi sbaglio, voi avrete, quando vedete questo video qua, infatti, il video della maglietta dicendo, l'avete già visto. Lasciavi parlare, eh? Maglietta che avete visto amico, anche in quella di Torino, perché vi ho svelato in anteprima dove gireremo a Busimania. Sì. Esatto. Dopo tutto questo, amigos, aspettatevi lo speciale. Esatto, quello non era lo speciale, era solamente per aggiornare la nostra maglietta. Abbiamo esatto. trovato questo ragazzo che ci ha fatto il disegno, esatto, ciao Francesco Brigoli Art, ciao, che ci ha fatto questo fantastico disegno e come non metterlo sulla maglietta, ragazzi. Esatto. Era da fare sicuramente. Era un atto dovuto. Esatto. E comunque... Allora, noi oggi abbiamo un piccolo problema, dato che... Ma appena sì, cioè, ignoravamo fino a un secondo fa. Esatto. Dato che la mia PlayStation me l'hanno rubata. No, non me l'hanno rubata. È passato un cowboy qua mascherato ieri sera. No, e non ce l'ho. Via tutto. Al momento non ce l'avevo, quindi ho chiesto al momento appunto non ce l'avevo. A Michelle di portare la sua. Il problema Ega, è che perché sennò dicono ma cosa è successo? No, è in riparazione. No, ho dovuto prestarla a mio fratello, che mio fratello è andato in montagna a fare le vacanze di Pasqua e si è portato via la Play. Esatto, io sono rimasto senza. Noi non potevamo registrare senza. Esatto, quindi e ci siamo fatti dare quella del buon Michel. Esatto, che giustamente è Michele che ha un problema di prestarci la PlayStation. Io ovviamente avevo il gioco e quindi abbiamo fatto la roba, un intercambio. Unito le robe, ignorando il fatto che non ha. E adesso vedete. Il buon Michel non ha i wrestler scaricati. Io non lo sapevo. E allora dobbiamo utilizzare solo quelli esatto. che trovate. Oggi è una situazione così. Esatto, oggi, ragazzi, per via delle vacanze di Pasqua, giocheremo con roster ridotto. Anche loro sono via. Esatto, molti degli atleti li abbiamo mandati in vacanza forzata esatto. per Pasqua. Ci siamo arrivati. E abbiamo tenuto quelli migliori, vedo, perché i più forti qua, vedo Del Rio, vedo Barre, CM Punk, Roman Reigns, però c'è Ultimate Warrior, ok, vabbè. Speriamo che nelle il problema grave è estrarre un wrestler che lì c'è. Esatto, quindi faremo molte estrazioni a vuoto. Saluteremo molta gente. A caso. Allora, oggi c'è il 4-Man. Che poi quelle estrazioni che andranno a vuoto, ricordiamo, rimetteremo nell'urna. Esatto, sì, esatto, per rispetto. Esatto, se no la prossima volta non possiamo. Non c'è più nessuno. No, la prossima volta abbiamo tutto il roster completo, non abbiamo più nessun migliettino, ma... Vabbè, oggi hola, dimmi, amico. Il terzo dietro noi XL che facciamo, quindi abbiamo il 4-Man. Abbiamo fatto l'uno contro uno, il triple threat, e adesso il 4-Man. E come ultimo ci sarà il 6-Man, e poi si ripartirà di nuovo dal capo. 6-Man! ma per oggi abbiamo Nivea 4-Man. Esatto, quindi andiamo a estrarre prima la stipulazione. Ecco, esatto, perché prima la stipulazione? Spiegalo bene. Spieghiamo la stipulazione perché prima di estrarre gli atleti. Perché vedete lì nelle stipulazioni abbiamo fatto il 4-Way che sono tutti e quattro separati. Anche gli altri sono un po' più o meno tutti e quattro separati. E il tag team che invece sono due accoppiati con due... Quindi qualora dovesse uscire il tag team... Esatto, noi prima estraiamo questo, la stipulazione che sì. se esce il tag team, quando estraeremo i nomi degli atleti faremo i primi due assieme contro gli ultimi due assieme. Ok, ce l'abbiamo fatta. E invece seguite l'estrazione. Nel caso metti i sottotitoli. Ma sì, la capiscono. Oh, chi estrae la stipulazione? Io. Prego. Hola. L'hai detto alla messicana? Ora Dimmi! Attenzione! Stiamo dando un po' troppi spoiler. Vale. Attenzione! Vai con la prima manche! Elimination tag! Vedi? Tag e quindi sono in coppie. Esatto.
A eliminazione. A eliminazione. Un secondo che lo rinchiudo. Oh, deve imbirolarlo bene. Quindi ricordiamo deve imbirolarlo. Che è un idioma mezzo bresciano. Mezzo di Brescia è riavvolgere. Riavvolgere. Ok, eccoci qua, quindi 2 contro 2 a eliminazione. Ah, no, non è questa. Adesso arriva l'urna, quella importante. Quella importante con gli atleti, sperando che siano tutti esatto. Reperibili e non siano in vacanza. Ma sì, io ho i miei dubbi. Dico uno. Allora, una cosa molto devono essere 4, uno tu e uno tu, e questi sono i primi due che andranno quando srotolare, mamma assieme. Mia. Alessandro Orabona o... Orabona, esatto. Orabona. Chi ha scelto Undertaker e ce l'abbiamo. Lo vedo oh, bene. Molto bene. Undertaker. Siamo fortunati anche con Marco Fumagalli che dice subito lui Dolph Ziggler o Roman Reigns. Non abbiamo Roman Reigns. No, no, abbiamo tutti e due. Sia Dolph Ziggler allora che Roman Ziggler. Dolph Ziggler. Okay. La prima risposta è quella che conta. Esatto. Insegna quindi Dolph Ziggler farà coppia con Undertaker. Io prendo il terzo e il quarto, lo prendo uno di voi. Lui ancora. Questo l'ho riavvolto, non so perché. Ma non serve da buttare, anche esatto, quello da buttare. Il terzo. Vado a selezionare. Poi dici tu o dico io. Dai, c'è andata bene. Esatto, sì, c'è andata bene. Li usiamo tutti. Vai tu. Scusate. Justin Zoppe con il suo John Cena. No, Justin Zoppe. perché è John Cena che mi ha chiesto di utilizzare Justin Zoppe. Quindi abbiamo John Cena. Mentre... abbiamo un tal fan qua che si chiama Roman Reigns ci chiede di usare Fausto Nero. Quindi abbiamo Fausto Nero. Quindi abbiamo anche Roman comunque Reigns. Comunque è fortunato anche Marco Fumagalli che mi ha detto Dolph Ziggler o Roman Reigns. Esatto, abbiamo comunque abbiamo accontentato. Direi anche che a provarla 500 volte non sarebbe mai successo. Esatto. Però comunque, abbiamo tutti risaluto normalmente l'amico Fausto Nero. Che sceglie Roman Reigns. Avremmo potuto far finta di niente. Quindi buttiamoli pure via senza metterli in urna. L'arena invece sono bloccate, quindi vediamo se... Non ci eravamo dimenticati di questo. Le arene abbiamo solo quelle. No, ne abbiamo... Ne abbiamo diverse. Ah, sì. Pochissime, vediamo se ci va di botta di quelle che abbiamo. È un po' impossibile la cosa. Secondo me se la estraggo io c'è. Vai. Dai, oh, attenzione. Perché, ho fatto un'albufata. Ho detto io sarà Money in the Bank. Guarda. È questa qua. Attenzione. Ma ce l'avevamo persino dimenticati noi. Questa c'è. Attenzione. Questa c'è? Non c'è. Non credo. NXT? Non c'è. NXT? C'è Superstar? E NXT non ci sta. Dai, e allora no, falla tu allora, vediamo. Mi appoggi intanto e no, non la rimetto. Mi appoggi, mi raccomando bene. Sì, non la rimetto dentro perché sennò si esce ancora NXT. Dammi esatto, aspetta allora. WWE TLC. Eccolo, lo vedo. C'è. Oh, dai. Vedi. Buona l'ultimo. Ah, ok. Buona la seconda. Esatto, molto bene. Dai, c'è andata ancora bene, Quindi abbiamo un elimination tag tra The Undertaker e Ziggler e John Cena e Roman Reigns che esatto. È accoppiata John Cena e Roman Reigns inizio Ziggler di match. Sì, no, ma cioè John Cena e Roman Reigns i due più odiati si può dire. No, vabbè, diciamo che ultimamente sono stati fischiati un bel po'. John Cena esatto. John Cena abbiamo visto a Roma pubblico Undertaker scriverlo. Non dico niente su adesso. No, come entra? Ah, io non ho che entra con il telefono. L'unica versione che abbiamo è quella tartaruga ninja. Esatto. Diciamo che siamo rimasti un po' di Shredder, Lord of Darkness. Dall'entrata di Restore. È Ministry of Darkness questa entrata, perché vedo le immagini molto... No, le immagini sono da quelle. Sì. E ancora no, non è Shredder però. No. Meno male. È quello tutto borchiato. Comunque, riguardo a WrestleMania potevano inventarsi qualche entrata diversa, Sì, è molto delusissimo. Deluso! Deluso dall'uso. Parte quello. Comunque, visto che ho qua vicino il mio cuginetto piccino, guardate bene queste facce. John Cena e... No, John Cena e Randy Orton. Oppure i fratelli Hardy. O altrimenti i Dudley. Ah no, avevamo detto i Dudley noi, solo che poi lui doveva fare Divon e io giustamente il mio sosia che va a Bray.
Però lui mi fa, ma io non posso fare di Von, perché? Perché non ho gli occhiali. Cioè noi abbiamo pensato solo agli occhiali, non al colore. Non può fare di Von. Noi siamo registi, non c'è nessuno. Ho capito, ma in una foto non è che da piccolo eri bianco, cos'è crescendo, ti sei comunque preso il sole. Spiega ai pochissimi che non hanno visto la foto di cui stiamo parlando. Di una foto di due bambini piccolini, di cui uno un po' più grandicello teneva in braccio il più piccolino. Era nell'86. WrestleMania 2. Abbiamo chiesto a Stefano chi fossero. Chi fossero? Di scrivere chi sono questi personaggi. Esatto. Mi hanno immaginato il superstar. Esatto, cioè, sono partiti c'era con nomi a raffica. Cioè, addirittura Edge e Christian, va bene. Vabbè, dai, comunque sono dei complimenti. Comunque è stato bellissimo quello di John Cena e Randy Orton. E addirittura hanno specificato che io ero Randy Orton e lui che teneva in braccio John Cena. Vabbè. Ziggler, intanto abbiamo chiacchierato un po' perché l'entrata era interminabile. Ziggler purtroppo ha il titolo. Non abbiamo neanche la PlayStation. Perché infatti è vecchia, dobbiamo tenere quello. Esatto. Beh, comunque stavamo parlando di Roda. Stavamo. Abbiamo i residui di ieri sera, perché 5 ore di registrazione. Esatto. Siamo venuti qua alle 2:30 di pomeriggio. Siamo andati via quasi alle 8. Avete già visto qualche mia immagine. Esatto, foto, immagini. Esatto, quindi vi invitiamo a mettere. Ma sta bene! Come sta bene? Con la nostra truccatrice. La nostra truccatrice che era una parente di qualcuno, Esatto. Vabbè. La nostra parrucchiera, la mia parrucchiera personale, perché adesso non ho i capelli, ma l'aria aveva. Ricordiamo che la parrucchiera ha fatto, non era una parrucca, ha proprio fatto i capelli. Infatti poi me l'ha tagliata, abbiamo rasato, finito la registrazione li ho tagliati perché non mi piacevo. Esatto. Comunque è una bomba di video. Ecco, questo video qua non perdetelo, tanto sono ancora entrate qua. Ce ne sono ancora due. Non perdetevi lo speciale che adesso non sappiamo ancora di preciso quando arriverà. Ma ragazzi, quando arriva, seguite, perché quando arriva è veramente l'apice di una bomba. Guardate che vedrete la super bomba. Esatto. Personaggio misterioso. E abbiamo un personaggio misterioso. E abbiamo scomodato veramente un personaggio che ringraziamo ancora adesso. Che ci segue anche in questo momento, quindi grazie. Ecco, grazie. Tu sai di chi stiamo parlando, di te che hai fatto quella cosa. E per noi quella cosa vuol dire molto. Spacca. L'anno prossimo faremo di più, aspettiamo anche quell'altro. Vabbè. Intanto John Cena entra, questa volta non è accompagnato dai fischi. Cannone, mi raccomando, non perderti questo evento, e tu sei il nostro più affezionato e questa cosa... Ti ha commentato ieri che non vede l'ora. Ecco. Comunque durerà più di mezz'ora, penso. Abbastanza lungo. Forse lo possiamo fare in due parti. Ma io volevo evitare di fare due parti. Forse sta meglio in una. Però probabilmente vedremo in edicola il Blu-ray del backstage, sono 5 ore. 5 ore di backstage. E comunque durante quei giorni, prima dell'uscita del video, manderemo qualche segnale su chi sarà il personaggio misterioso. Vedrete e capirete. Abbiamo proprio studiato bene. E capirete anche di cosa parlerà il video. Tanto senza copione. Esatto. Tutto in diretta, improvvisato. Per ben due volte abbiamo registrato un bel po' senza far partire il video. E vi anticipo una cosa. In quel video, lo spezzone introduttivo di quel video, perché poi ci sarà tutta una scena dopo, ma la scena introduttiva, lo spezzone introduttivo è un incipit per lanciare una nuova rubrica che arriverà anche quella dopo lo speciale. Il vampiro intanto entra nel ring. Una rubrica che diciamo non avrà scadenza regolare, arriverà così. Sì, arriverà nei momenti quando meno ve lo aspetterete. Di fantasia comunque, nostra. Siamo finalmente pronti. Oh, non sapevamo più cosa dire. The Undertaker. Ragazzi, ma io direi quando entra l'amico Reigns, se facciamo una bella ora tutti insieme, avete visto nell'ultima puntata, anzi nella penultima puntata di Raw. Perché sì, questo va di solito sempre giovedì, mercoledì. Comunque sempre dopo il Raw. Dopo il Raw di martedì. Dopo il Raw di martedì, ma io sto parlando di quello del martedì ancora prima.
E cosa mi dite invece del di Brock Lesnar? Diciamo invece di questo un attimo della ola e del pubblico disciplinato. Già, è già passato un quarto d'ora. Se la metto esatto, un quarto d'ora di entrata. E anche eliminazione, quindi fate voi. Comunque stavo dicendo, cosa ne pensate di questo pubblico che anche Franchini e Posa si sono lamentati? Beh, diciamo che Franchini, molto, quando si tratta del pubblico, lui è il primo a investire. È il primo anche a scappare nel pubblico. Esatto. Secondo lui. No, il secondo. Che sentivi sottofondo senza microfono, Posa che diceva vieni via Frank, questo è matto, vieni via. Fantastica anche quella scena. Sì, penso che Posa aveva le mutande sporche. Vieni via che questo è matto. Era dietro la barricata così. Posa sei un grande. Mamma mia. Intanto è stato Roman Reigns ma la ola non c'è. Non ci sta. Comunque invece cosa mi dite della sospensione? La sospensione di Brock Lesnar. Siccome ha le apparizioni puntate, hanno trovato un sistema per tenerlo un po' alla larga. L'ha mandato per le vacanze di Pasqua anche lui. Anche per non fargli vincere il titolo. Esatto, e il problema è che adesso penso che per un po' ci beccheremo Roman Reigns contro Seth Rollins. Perché penso sia il primo fino a SummerSlam. Invece ho sentito che lui. Mandano subito Randy. Mandano subito Randy. Sarebbe una cosa migliore. Sarebbe già esatto. Una cosa più piacevole. Sì. E quindi Roman Reigns che fine fa? Roman Reigns finito. È finito. Ha finito il suo momento di gloria. Addirittura i familiari, esatto, i familiari si sono arrabbiati riguardo alla sua sconfitta e addirittura gli hanno detto a lui, avevano chiesto a Roman Reigns di ritirarsi dalla WWE. Ah, non di ritirarsi dalla famiglia. Togliersi dalla famiglia, dal mondo. Disconoscere e la famiglia. E comunque Roman Reigns gli hanno tolto il cognome dalla famiglia samoana. Comunque anche il nostro fan in un post che abbiamo pubblicato ci chiedeva perché ce l'avessimo tanto con Roman Reigns. Non è che noi diciamo, caro fan! Esatto, è vero. Il problema è che probabilmente è stato pushato più di quel che si meritavano. Ma è stato gestito male. Tutta la gavetta. Per arrivare fino a WrestleMania 31 solamente perché è di buona famiglia, ma sinceramente. E questo qui lo si nota chiaramente. La famiglia è un conto, ma poi devi dimostrare di essere degno della famiglia che hai alle spalle. E invece è che ha dimostrato molto in questi mesi. Esatto. Eh? Forse avrebbe meritato di più WrestleMania l'anno scorso. Sì, devo dire. Avrebbe meritato di più se avesse fatto le cose. Per gradi. Sì, più perché? Poi diciamo che c'è stato anche l'infortunio di mezzo e lì ho capito. Però perché quest'anno WrestleMania ha fatto tutto questo macello e me lo mandano contro Brock Lesnar per il titolo e mi mandano gente come Daniel Bryan e John Cena ai titoli minori? Perché vogliono dare importanza. Ma manda lui per i titoli minori. Forse anche per unificarli. No, sì, vocifera anche quello, ma io spero di Io avrei mandato Reigns per i titoli minori. Farlo andare per l'intercontinentale. Sì, adesso probabilmente andrà per i titoli minori, per forza, perché la sua occasione... sa, e io voglio lanciare una bomba, le bombe di Pepino quando arrivano, io faccio la mia predizione. È la mia predizione. No, sai che noi siamo sempre buoni profeti. Quando diciamo qualcosa, dopo vai, un po' accade. Se Roman Reigns andasse veramente nei gironi dei titoli minori, io me la vedo già una bella faida. Roman Reigns e Sheamus. Sheamus che è tornato heel con una pettinatura tanto discutibile. Sì, sembra una scopa. Di Agrasta nella barba. Ha le treccine nella barba come Obelix. Ben venga se sarà nel main event di WrestleMania 32. Sì, però dovrà meritarsi. Sapete l'unica cosa che devono fargli fare a Roman Reigns? Farlo diventare cattivo. No, ma io vorrei sapere da loro, ditemi cosa ne pensano di una rivalità possibile tra Reigns e Sheamus. Per un titolo minore, l'intercontinentale. Sì, ma per adesso Sheamus non ha il titolo. Però sta andando anche lui a puntare. Sì, ha puntato Daniel Bryan e se non mi sbaglio questa anche sera Ziggler lo sfiderà per il titolo addirittura. Già vedi, e quindi? Però secondo me Roman Reigns deve diventare cattivo, non deve più stare dalla parte dei buoni, è troppo fischiato. L'unica cosa da fare è passare dalla parte dei cattivi. Attenzione intanto qui John Cena, fa una serie di spallate, va a vuoto, rotobomb. Undertaker comincia a perdere i colpi, lui dopo un po'. E chiama il tag Roman Reigns, ma
Rossino si rifiuta. Ha vibrato. Sì, non sa cosa sta facendo. No, cena. Vuole schienare, ma non sa da che parte prendere. Esatto, sì. Non si ricorda più come si fa. Allora, vado di qui o lo prendo? Un po' come Peter Griffin quando si è dimenticato di come si siede. Comunque, se non avete niente da fare oggi che è qua squetto, dopo passo a prendere, andiamo a Suplex City. Ah, ok. Ma proprio così ci curati sei da. Ma l'Undertaker la dice tutta. È all'angolo stremato. Si è ripreso adesso. Avete sentito? Bene, vuole farsi vedere stremato. Attenzione, Roman Reigns entra per aiutare John Cena. E esce in retro. Attenzione, Double A, John Cena stacco. Non fanno i cori per l'NXT qua? Per CM Punk o per Lucio Arno? Tenta lo schieramento, ma Undertaker è molto vicino. E comunque c'è ancora Trevor in prima fila. E comunque non è ancora stato eliminato nessuno. E la vedo lunga qua. Meglio, allora. Meglio. Sai che non sto fanno oggi il match. Come resistenza, penso che Dolph Ziggler sia l'ultimo a darcela. Quindi vince, c'è l'ultimo. E no, Mike, una volta finito il match, è l'ultimo che va via. Va via tutti, lui sta lì a smontare. No, ragazzi, l'ultimo a darsene potrebbe essere dalla sua squadra, l'ultimo a darsene. È come Jack, quando noi finiamo, vedremo. Lui è l'ultimo a andare via perché deve stare qua a smontare. Non si è dato il cambio, però The Rock. The Rock. Undertaker ce la prende ancora con lui. The Rock, lasciamo stare The Rock. Anche John Cena sta. Tra l'altro ieri sera c'era Fast and Furious con The Rock. Esatto. Al cinema c'è Fast and Furious con The Rock. Sì, no, vabbè, cinema. Ma non vogliamo fare pubblicità al cinema. Sì, anche la WWE ci paga per questo, perché noi lavoriamo, siamo dipendenti, ricordiamo del buon McMahon. Un po' sottopagati, però. Sì, giusto un pelo. Però si accorgerà quanto valiamo dopo lo speciale. Esatto. E lui comincerà a pusharci su anche noi. Non ci faccia fare la fine di Roman Reigns. Vedremo anche a lui direttamente. Attenzione, Roman Reigns! È per quello che vi dico, l'anno prossimo andremo più su. Quest'anno abbiamo scomodato un personaggio, ma l'anno prossimo scomoderemo direttamente Vince, Kennedy, McMahon, Jr. Niente lo schienamento, Roman Reigns, ma niente, Undertaker. Sì, perché tenta di uccidere John Cena. Sì, esatto. Tra l'altro sono... Dice, come se niente... Ma sì, se ne sbatte, dice, ma... Comunque, ritornando a quello che sta succedendo a Raw, allora vedremo. Probabilmente Randy Orton affrontare Seth Rollins. Uno scemo che... Che il pubblico ce l'ha fatto anche notare. Ma gli ha domandato se era stupido. Uno scemo che affronterà Daniel Bryan probabilmente. Dean Ambrose purtroppo ha perso contro John Cena. Ha fatto un bellissimo match, esatto. Io che ti favo Dean Ambrose, ovviamente, da Tamar, come sempre. Ci sono dati un 5. Non mi è piaciuto tanto quel Invece pensavo che John Cena lo desse più... E invece è stato un po' restio anche lui. Bravo, hai ragione, sì. Avete visto SmackDown? No. C'è il segmento dove c'è Dean Ambrose che usa il bagno di Kane bagno? E fa un odore alquanto sgradevole. Il bagno di Kane? Perché Kane ha il bagno personale. Sì, già per un dirigente. È stato bellissimo. E va nel bagno e fa i suoi... Perché nel bagno di Kane? Perché non vanno a fare la scena. È uscito col giornale. E c'era chi? C'era Seth Rollins che diceva che c'era un... Quindi adesso ci sarà una rivalità tra Ambrose e Kane? O tra Ambrose e il bagno? Del bagno? No, fanno il triple threat, Ambrose il bagno e... No, il bagno come trofeo c'è il water. Ah, ok, perfetto. O la donna delle pulizie che finisce. No, è meglio il water. Comunque vai di Ambrose. Tanto vediamo un John Cena che si lancia addosso a non so chi. A vuoto. In mezzo ai due. Undertaker barcolla ma molto. Super bella. E qua però la rischia. E uno. Arbitro. Va bene. Due. Sai due. Sì. E il buon profeta. No, sono tu. No, il buon profeta chi? Buon profeta Isaia. La stavo zeccando ma non è ancora finito. No, non hai zeccato Undertaker. Ma scappa. Vai te, e invece la dolcissima AJ. Oh, dolcissima, si è ritirata da tanto che è dolce. Io l'avevo già detto che probabilmente non siamo profeti, vedi? Chiama la spia probabilmente. Ma probabilmente. Però è in dolce attesa. Ah. Probabilmente.
ancora, non era già in concetto esatto. Appena mi manda gli esami, sono su. E lui è il suo ginecologo di fiducia. Bene, bene, bene. Oppure, versione numero 2, Philip Brooks gli ha detto, com'è o lo guarda. Ah no, guardavo lì, c'è io. No, perché ho detto che tu sei il suo ginecologo e ti manda gli esami. Oppure, versione numero 2, lui potrebbe essere il padre. No, Sam, lo so che fa. Sam, niente, niente corna. Chiama la spia Roma Reigns. Vai Roma, di la verità che ci saresti stato. Andate che cerca cambio invece, cerca cambio. Lui essendo eterosessuale ci saresti stato di Gattoni. Più con niente da fare. Mamma mia, prego, ripenso. Questo ha un amore sì, per CM Punk. Viscerale. Viscera. Roma Reigns ancora, tenta la spia. Ma l'Undertaker. A Gattoni. Sicuramente sarà stato più famoso di quella di... Non hai Letting Song da qualche parte, tu dovresti avere... Un secondo che sta commentando il match importante in questa fase. Importantissima. Undertaker che si rialza in... Oh mamma mia. No, l'Undertaker è in difficoltà. Il pubblico è avuto lito. Il pubblico è... E anche i commentatori. Ziggler sta trattenendo Reigns per niente. C'è Undertaker che è a mezz'ora. Quando è arrivato. Ha mollato. E adesso cosa succede? Ziggler trattiene Undertaker? No. Per me no, poi le tre riprende avvengono in 30 secondi. Sì, di sicuro, perché Cena che parte sta facendo? Ma i commentatori perché non parlano più? John Cena. Sono... non li abbiamo perché sono via anche loro per Pasqua. No, all'inizio sì. Esatto. Adesso sono tornati. Uno, solo conto di uno. Sì, però eliminiamo qualcuno. Dai, Ray, fatti buttare fuori. Cioè, stai rompendo. Attenzione a zizzacco. Lo gira. Ma le mosse non è perché non lo gioco. Backdrop? No. Ma non fanno mosse. Va bene che se le mosse non ci sono nel gioco, allora Renzi è avvantaggiante. Sì. E lui può fare i suoi ne cose. Ha solo due in meno del solito. Attenzione ancora. Ziggler va con questo suplex. Suplex City. Niente, sono tutti due stanchi. Niente, va a chiedere il cambio all'Undertaker probabilmente, ragazzi, molto vicino. La scena di quando butta per aria al tavolo, bro. Ecco il e cambio! E riceve il cambio! E qua si scatena! Adesso che Brock è sospeso, il suo manager andrà in ferio, ci cercherà qualcosa. È quello che ti dico io, che punterà il buon Rollins. O Roman Reigns. Non so. Ecco, butta... Roman Reigns è bello, attenzione. Potrebbe rendere over Roman Reigns. Vabbè, allora. Hi Johnny. Ci potrebbe anche stare adesso. Però schieniamo qualcuno perché non si può andare avanti così. Potremmo superare il record di 3 clip. Esatto. E si registra. Non sa che lo superiamo. Tenta ancora lo schienamento Ziggler 2, niente da fare, Roman Reigns interviene. Dai, Reigns. L'Undertaker esce Male. L'Undertaker è morto. Male. Ha fatto l'uscita come Triple H della WrestleMania. No, adesso è tutto malamente. Sale con un... No, se ne va. Si rialza, ma non gioco più. Superman punch, tenta lo schienamento. Adesso c'è l'arbitro. 2. No. Grande Ziggler che butta sempre il cuore al di là dell'ostacolo. Esatto. Che poi perché Ziggler rimane l'ultimo come di Survivor. Ma non devi copiare, ho detto che Ziggler sarà l'ultimo a andarsene. Va bene, dai. Attenzione però qui chiama la Spear, ma... Anche perché poi deve andare a pulire i bagni. Attenzione! Tutto quello che è orribile. Si è fatto male lui. Non è andata a segno. John Cena sta tirando le corde al massimo. Ziggler invece chiama la sua di finisher probabilmente. Attenzione! Zizzagola! Sì, esatto! Schiena però! Vai, vai! No. Uno! Due! Ma. Arbitro di maniche larghe. Ah no, di maniche corte. Larga e corte. Larga e corte. Undertaker cosa fa? Foglia stretta, ma sta contando chi l'arbitro? Undertaker sta contando, ci metto un panni a... No, si gira di qua, poi si gira di là. Ma sai com'è? Attenzione. I pantaloni strani. Vedo Roman Reigns in difficoltà adesso. Basta il trailer. Basta! È anche un po' l'arbitro che è lento. Lì! Togliamocelo dalle scatole, cioè mezzo DJ del cavolo lì. John Cena sa. Comunque... Dicendo qualcosa a Undertaker è uscito dall'altra parte. L'arbitro guarda John Cena e gliele dice niente. Ok. Ma pensa a quegli altri due?
Chiamo ancora la Spear, vediamo se riesce a inseguirla. Sì. Vediamo se riesce a inseguirla. Vediamo. Buonissima! Lo prende. E ci siamo stavolta. Ci guarda in giro, ma non devi guardarti in giro, devi schienare subito. Primo ad andarsene. No, non se ne va. No, ha perso troppo tempo. Non se ne va, troppo tempo. Sta in giro a guardare i passeri. No! Guarda te che dov'è. Che spoilerato, che spoilerata che abbiamo fatto. Cioè, è primo ad andarsene. Ma Randa, te che è stato squalificato, ragazzi. Ma che ne so, Randa, te che era in giro. È stato squalificato perché è stato contato troppo. Forse per quello che è uscito da Milano. Esatto. Bene, ce lo siamo persi. L'Undertaker veramente? È stato squalificato. No, hanno capito che erano andate per le lunghe. È finito il match? Una squalifica è uno schienamento. Ci metto 8 anni a alzarsi l'Undertaker per uscire dal ring. Ho capito. Ma non esiste! Era stato squalificato ancora all'inizio. Ma non prima durante l'entrata era già stato squalificato. No, comunque l'unica ipotesi è questa, perché non è stato schienato. Amici, ma soprattutto amiche, diteci come è andata. Ci siamo persi la squalifica dall'Undertaker. Veramente. Vabbè, io vi ricordo subito, perché sono passati mezz'ora che stiamo registrando, tantissimo. 5 ore ieri, lo ricordo. Ci vediamo domani con l'Abusive Mania, comunque. L'ultima simulazione e poi partiremo con le nuove rubriche. Esatto. Forse quella la nuova rubrica che abbiamo fatto nello speciale di ieri, no? Sì, ma hai detto che arriveranno sporadicamente, quindi va bene, possiamo farne due già in questa settimana. Ho capito, però calma. Ogni tanto pausa caffè dalle registrazioni ci vuole. Sì. Io mi ricordo, ragazzi, sta lavorando il video da worldofwrestling.it, cliccate lì con G YouTube che vi manda su YouTube, in modo da poter commentare, mettere mi piace o il non mi piace e iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo invece la nostra pagina Facebook, siamo tre amministratori, uno dei tre sicuramente risponderà a tutte le vostre domande, quindi anche lì mettete un bel mi piace. E io vi ricordo che il caffè della macchinetta fa schifo e se qualcuno ci cambiamolo, perché col caffè della peppina non si deve alla mattina. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, cioè domani. Ciao belli! Ciao bambini! Cioè che lo facciamo adesso noi. Ciao!